Italia 2015, siamo al terzo giorno e ci troviamo nello stand di Bruno Mazzoleni. Bruno Mazzoleni è un gestore, o meglio, diamo a Cesare ciò che è di Cesare e diamo a Bruno ciò che è di Bruno. Bruno è il presidente del consiglio di amministrazione della Serim SRL, una compagnia di gestione tra le più importanti del nord Italia, che invitiamo naturalmente a salutare per il suo esordio televisivo. Buongiorno Bruno, di pure, saluta pure gli amici di VenningTV.it. Buongiorno ragazzi, benvenuti alla nostro stand e siamo ben lieti di presentare il nostro progetto che stiamo portando avanti per le scuole, finalizzato per le scuole superiori. Un progetto che si chiama Vending Zone e che è destinato a chi esattamente, Bruno? Allora, abbiamo cercato di raccogliere una domanda che sta emergendo in modo molto forte ed è una domanda di prodotti controllati di tipo salutistico, con basso contenuto di sale, di zucchero e che abbia un impatto sulla salute piuttosto importante. Seguendo i dettami delle ASL abbiamo preparato un distributore automatico che raccoglie praticamente tutti questi indirizzi, per cui abbiamo preparato un distributore dedicato esclusivamente a prodotti salutistici. L'abbiamo fatto con le ASL, abbiamo selezionato tutti i prodotti che stiamo proponendo con questo distributore automatico. Ma abbiamo fatto qualcosa di più, abbiamo cercato di inserire anche un progetto, perché abbiamo visto in base alle nostre esperienze e anche di altri colleghi gestori che quando proponiamo un certo tipo di prodotto ci ritroviamo che il ragazzo fa una certa fatica a prendere i soldi e selezionare il prodotto. Va sempre sulle classiche prodotti, patatina, Coca-Cola, prodotti a base di cioccolato. Allora noi abbiamo cercato di cambiare un po' l'impostazione. Abbiamo detto, se in questo progetto riusciamo a coinvolgere le scuole, le ASL e le famiglie, forse riusciamo a fare un progetto educativo. Cosa significa? Significa che se io metto nelle condizioni i ragazzi di poter accedere al distributore, consumare il prodotto che è in qualche modo tutelato sia dalle ASL che dalle stesse scuole, la stessa famiglia sarebbe ben disposta di poter sopportare questo tipo di spesa. Pertanto abbiamo fatto questo progetto Vending Zone con la prospettiva di andare a proporre alla famiglia una scheda, una card, che ha un valore caricato, che è già impostato all'origine, può essere un euro e mezzo, a discrezione della stessa famiglia. Con questa scheda il ragazzo va al distributore automatico, sceglie qualsiasi prodotto dal distributore automatico, sapendo che in questo distributore c'è un 100% di prodotti selezionati. Se vuol bere trova solo acqua, frizzante naturale, succhi di frutta, barrette di frutta, prodotti con basso contenuto di sale e di zucchero, secondo i dettami delle ASL. Qual è il vantaggio della famiglia? La famiglia ha un vantaggio che innanzitutto gli paga un prodotto sapendo che lo prende da un distributore dedicato solo a questi prodotti. A fine mese facciamo una rendicontazione di tutti i prodotti consumati al distributore, per cui ogni famiglia riceve un estratto conto dove legge i prodotti che consuma giorno per giorno, ora per ora, per cui si rende conto in maniera diretta di cosa il ragazzo ha consumato nel mese. Dopodiché c'è un estratto conto con un totale, questo totale viene addebitato su una carta di credito. Tutte le procedure sono state fatte seguendo una certa rigidità che permette la massima trasparenza e la massima sicurezza di transazione. Il vantaggio al ragazzo cos'è? Che va sul distributore, non deve più utilizzare i suoi soldi, ma ha uno strumento che gli permette di accedere al prodotto senza dover metterci i propri soldi. Paga papino, insomma. Paga papino, perfetto. Paga papino, ma papino controlla il consumato, controlla quello che consuma e paga, speriamo ben volentieri, un prodotto sano e che ha le caratteristiche, diciamo, di calorie e di zuccheri, che è quello che in questo momento ci sta chiedendo praticamente il mercato.
stato assolutamente perfetto, perché sei rimasto nei tempi canonici televisivi, hai descritto con esattezza, con nei dettagli, che cos'è questo progetto e soprattutto ti sei comportato da vero venditore. Bravo Bruno, bravo, complimenti. Speriamo. Non ti sei fatto intimorire dal microfono, dalla telecamera per il tuo esordio. Sei sempre carino. Speriamo che questo progetto possa funzionare, perché fra i vari vantaggi di questo progetto è che finalmente potremo dire che i distributori non sono solo distributori di prodotti spezzatura, ma sono prodotti anche sani e validi, e finalmente cambiamo un po' le carte in tavola su questo settore. Bruno, io lo dico da anni, il distributore non è altro che uno strumento, dietro lo strumento ci sono aziende composte da manager e da uomini, sono questi manager e questi uomini che devono determinare un uso intelligente dello strumento distributore automatico, proprio per cercare di dare un servizio guidato alla miglioria in termini di alimentazione, in termini di salubrità e di sostenibilità, per consentire un consumo appunto sostenibile. Scusate il bisticcio della parola, ma siamo ormai stanchissimi, perché sono tante le interviste che abbiamo fatto solo nella giornata di oggi e tante altre ancora ci attendono. Bruno, grazie. Prima di andare via devo chiederti la risposta del pubblico, che è più che professionale, semiprofessionale, cioè è quella dei consumatori finali, quella dei presidi, quelli dei direttori di istituto. Sono venuti qui a cercare di capire come funziona? Assolutamente sì, sono venuti, hanno trovato il progetto molto interessante, ci daranno la massima disponibilità perché lo condividono pienamente. Tra l'altro, nei loro programmi educativi c'è anche programmi all'educazione alimentare, per cui rientra perfettamente in questa linea di pensiero e didattico, per cui ci daranno tutto l'appoggio per poter arrivare alle famiglie, per coinvolgere anche loro. Per cui è un progetto che coinvolge tutte le persone, tutte gli enti e tutti coloro che lavorano all'interno della scuola. Bene, ne sentiremo parlare ulteriormente nei prossimi mesi, ne siamo assolutamente certi, magari proprio anche attraverso i nostri strumenti. VendingTV.it, Vending News, il periodico bimestrale dedicato alla distribuzione automatica, VendingNews.it, il quotidiano elettronico della distribuzione automatica italiana più consultato al mondo. Bruno, grazie. Grazie a voi e ben alla prossima. Noi nel frattempo, cari amici, proseguiamo. Non andate via, perché ci sono tante altre novità da documentare e mostrarvi attraverso la nostra telecamera con questo microfono.